È in programma il prossimo 16 ottobre la sesta asta fallimentare per la vendita delle terme di Caramanico e della Reserve, ma all'orizzonte è ancora tante nubi, visto che quasi certamente anche questa andrà deserta e che ci sono forti difficoltà nel dare seguito alla stipula del contratto di concessione tra la Regione e la DRE SRL, individuata da Areacom tramite gara. Difficoltà che per certi aspetti potrebbero risultare perfino insuperabili, come spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli. Scopriamo che il 12 di settembre la Regione Abruzzo scrive alla sua società di committenza Areacom per dirgli: guardate che la procedura che avete portato a termine non ci consente allo Stato di poter contrarre un contratto di concessione per lo sfruttamento delle acque con il soggetto aggiudicatario che aveva vinto, che si tratta della DRE SRL. Il perché lo spiega in quattro punti: la mancanza di una polizza definitiva che non è ancora arrivata da parte del soggetto, la mancanza di un piano industriale e di uno studio di fattibilità, ed è una cosa molto grave perché Areacom ha impiegato 7 mesi per la verifica di questi documenti prima di mandarli alla Regione il 29 di agosto. Mancano questi aspetti che sono rilevanti per la stesura stessa del contratto di concessione. Manca l'indicazione delle opere di compensazione che devono essere pure scritte nel contratto e che dovevano essere concordate con il comune di Caramanico, e questi sono aspetti molto rilevanti. Poi ce n'è un altro che secondo me è addirittura insanabile, cioè la DRE SRL individua le sorgenti da immungere. Tra queste individua anche la sorgente La Salute, oltre che la Santa Croce Pisciarello, ma la sorgente La Salute, con una delibera di giunta regionale, la 465 del 31 di luglio, era stata assegnata e quindi espunta dall'avviso, era stata assegnata al comune di Caramanico Terme, quindi non poteva essere utilizzata. La Regione Abruzzo faccia un passo in avanti, come l'ha fatto per tante altre zone della regione, lo faccia per Caramanico e per la Maiella, acquisti almeno il comprensorio, la parte che riguarda le terme, per farle ripartire, mettendo insieme bene immobile e sfruttamento delle acque, tutto in capo alla Regione Abruzzo. Siete pronti anche a portare la vicenda alla Commissione Vigilanza? Sì, adesso veramente questo è il momento di chiedere chiarimenti perché c'è tutto questo pressappochismo nei confronti delle terme di Caramanico, e abbiamo deciso appunto di inoltrare una richiesta alla Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo.